Un programma in collaborazione con Provincia di Cosenza. Messaggio del vento, scappa, scappa, non ti fermare. Scappa, scappa, messaggio del vento, scappa, scappa, non ti fermare. Nei silenzi dai tuoi borghi, tra le case seccate dal mare. Nei respiri della gente, nei colori cercati d'un sole. Immagini della nostra terra torna a Longobucco, siamo in uno dei borghi più caratteristici della Sila. In provincia di Cosenza ce ne sono tanti, ma qui c'è davvero tanto da vedere e nella gastronomia e nelle tradizioni tessili e anche nell'arte. Scopriremo assieme delle meraviglie qui a Longobucco. La nostra giornata a Longobucco comincia con il conoscere il territorio. Siamo davanti a una straordinaria azienda agricola che tra poco esploreremo. Intanto, Assessore De Luca, e dove ci troviamo in questo momento? Siamo sul bordo del fiume. Sì, qua ci troviamo precisamente nella vallata del Trionto e più precisamente questa località si chiama Punta Dura. Punta Dura che ha una valenza storica per Longobucco, in quanto in passato si faceva proprio la fiera di Punta Dura. In che cosa consisteva? Consisteva praticamente nella vendita di bestiame e di vari prodotti agricoli, quindi saliva, era molto frequentata, saliva la gente dal mare e veniva a visitare appunto e a comprare bestiame in questa fiera. Voi siete poco lontani dalla costa di Rossano. Sì, sì, qua in linea d'aria siamo intorno ai 6 chilometri, non di più, infatti proprio qua nella vallata, spero si costruirà a breve la famosa strada. Dopo la mostreremo perché sì, c'è la strada in costruzione. La famosa Silamare. Quindi qua si faceva la fiera di Punta Dura che ancora oggi la facciamo e la facciamo nella prima domenica di settembre ogni anno e ha la sua, diciamo, la sua importanza questa fiera. È molto frequentata da chi vuole venire a comprare bestiame o a prodotti agricoli. Qui c'è ancora un'antica chiesetta, ci sono sì, i ruderi. Ci sono i ruderi di un'antica chiesa che serviva anche per chi saliva dal mare, i pastori che salivano quando facevano la transumanza, si fermavano qua in questa località e la notte riposavano appunto in questi ruderi che erano qua presenti sulla vallata del Trionto, presenti in questa località a Punta Dura. Lei ha detto questa parola, transumanza, che è una cosa che non sentiamo più, esiste ancora? Sì, esiste ancora la transumanza dei capi bovini che partono nel mese di maggio, inizi di giugno, partono dalla zona marina ad arrivare nella zona silana. Viene fatta ogni anno e poi in autunno puntualmente si va dal monte, si scende a valle. Questo conferma quanto Longobucco sia un paese di antiche tradizioni. Adesso cominciamo a conoscere bene questa azienda per capire come ancora oggi si lavorano i latticini, come si fa il formaggio nel cuore della Sila. In questa azienda possiamo davvero vedere tutta la filiera che porta poi alla produzione dei formaggi. Signor Franco, intanto da quanto tempo esiste questa azienda? Questa azienda, la nostra famiglia per discendenza è una famiglia di allevatori, insomma. Poi noi ultimamente abbiamo cercato di migliorare, di modernizzare, cercando di rispettare quelle che sono come si dice, le tradizioni. Ecco. Abbiamo fatto un po' di moderno associato a... E ci vuole la modernità anche per mantenere la tradizione, che sembrerebbe un controsenso. Ma pure per migliorare le condizioni di lavoro, che adesso sono molto più leggere rispetto a un tempo, quando si doveva dormire appresso agli animali, quando si doveva... Insomma, è diverso, è molto diverso. Allora, qui siamo nella stalla, quanti animali ci sono qui? Allora, qua ci sono 70 vacche in produzione, diciamo, in questo sito. Poi abbiamo un altro sito dove ci è dislocata l'ingrasso, cioè gli animali destinati alla macellazione, e c'è un altro sito dove ci sono i vitellini appena nati, insomma, dove alleviamo, facciamo crescere questi vitellini. Ovviamente questa stalla è realizzata rispettando quelli che sono i canoni di legge e anche per il rispetto degli animali. Sicuramente, rispetta sia i canoni di legge che tutte le normative riguardo al benessere degli animali. Infatti
la stalla è dotata di cuccette con materassino morbido dove loro vanno a riposare quando vogliono, sono libere, quindi non sono alla catena come si usava una volta, come si dice in gergo, alla catena, ma sono libere, possono circolare per tutta la stalla, quindi insomma la stalla è stata concepita secondo gli ultimi criteri di stalla, appunto. E la pulizia avviene in modo meccanico, sono due nastri, uno da un lato e l'altro dall'altro, che ogni due ore partono da soli con l'orologio a tempo, quindi partono, puliscono e ritornano indietro e si fermano, e quindi diciamo che è fatto per stare pulita la stalla e per stare bene gli animali, insomma. Allora, qui le vacche vengono nutrite, sì. E da qui poi qui vengono munte per produrre latte. Munte nell'apposita sala che adesso vi faremo vedere. E allora andiamo a vedere come si munge una vacca. Ed eccoci all'operazione di munta o mungitura, che si fa a che ora normalmente? Allora, facciamo alle 4 del mattino e alle 4 del pomeriggio più o meno. Alle 4 del mattino, no? Sì. Non è un lavoro semplice. No, assolutamente no. È impegnativo, però insomma, deve piacere, se no non si può fare. Ecco, quanto latte riuscite a mungere? Dipende dai periodi, non è fissa la produzione. Diciamo, questa è una vacca particolare perché non già tantissimo latte, però in compenso è un latte ottimo per la caseificazione, perché è un latte molto grasso e c'ha più punti caseina rispetto al latte che vanno le altre vacche, insomma. Ecco, viene fatto in maniera meccanica, le mucche però non soffrono per questo modo. Assolutamente no, anzi è un modo per non farle soffrire assolutamente. Questo è un sistema all'avanguardia di mungitura. C'è un solo difetto, costa un po' troppo, però diciamo che è un sistema elettronico dove la vacca prima di mungere viene pulita, lavata. In maniera tale che nel latte non ci siano residui. Non ci siano nessun tipo di sporcizia, di residuo, insomma. Poi si vede, loro stanno belle e tranquille. Sono assolutamente tranquille. Riuscite a mungerne quanto alla volta? Ma l'impianto è fatto per mungere 60 vacche ad ora, ma noi facciamo con calma, un'ora, un'ora e mezza, insomma. Il latte che viene munto, appena munto, dove va a finire? Il latte che viene munto noi non lo vediamo, non lo tocchiamo, perché automaticamente se ne va nella cisterna frigo e là viene subito abbassata la temperatura, per cui non abbiamo carica batterica oppure è esigua e minima, insomma. Questo viaggio del latte è sicuro? Insomma. È molto sicuro ed è al riparo da ogni possibile contaminazione. Ecco. Da questa cisterna, poi lei mi diceva prima quando chiacchieravamo, esiste un lattodotto. Perfetto. Che porta il latte in un'altra parte di questo impianto. Porta il latte nel caseificio e là si procede alla lavorazione che vedremo, insomma. Ci trasferiamo insieme al lattodotto nel caseificio. Cominciamo a vedere come viene lavorato a questo punto il formaggio. Mario adesso ci spiega dove siamo, cosa stiamo facendo. Naturalmente è arrivato il latte, abbiamo fatto la cagliatura, stiamo per rompere la cagliatura del latte. Viene mescolato, insomma, in questa maniera. Viene rassodata. Dopo aver rassodato la pasta, che cosa accade? Dopo essersi combattato tutto, bisogna toglierla sul tavolo e dopodiché si fa la ricotta. E adesso eccoci alla filatura della mozzarella, intanto che c'è il vapore che riscalda l'acqua, si sente questo frastuono. Mario, quanto ci vuole per preparare la mozzarella adesso? Il tempo che fila, il tempo che si amalga bene, diciamo che è pronta. Sì, tu quando hai imparato a fare questo tipo di lavoro? Circa 10 anni fa ho imparato io, sì sì. Hai seguito, non so, degli anziani? Sì, oppure... e mio suocero mi ha insegnato tanto. È un lavoro duro questo? Sì, abbastanza, abbastanza. Vabbè, qualcuno lo deve fare, eh? Certo, certo, certo. E poi vengono fuori delle cose straordinarie. Adesso noi ti guardiamo preparare la mozzarella, poi ci spostiamo in un'altra parte dell'azienda dove ci sono degli animali davvero particolari. Buon lavoro, Mario. Va bene, grazie, grazie.
Questa azienda è bellissima perché dentro troviamo di tutto, avete anche un allevamento di asini. Sì, sì, abbiamo un allevamento di asini per sfizio, per passione, perché ho due figli che gli piacciono tanto e quindi li tengo giusto per divertimento, se così si può dire, dai. E oltre agli asini abbiamo visto che avete anche i maiali, ma in questo caso c'è un fine specifico. Sì, i maiali, avendo il caseificio, siamo obbligati, tra virgolette, a tenerli, perché se no saremmo costretti a smaltire il siero con una ditta privata che ci costerebbe. Invece così prendiamo due piccioni in una fava, allevando un po' di maiale, smaltiamo il siero. Non solo del maiale non si butta niente, è anche utile. È anche utile. Beh, insomma, stiamo scoprendo delle cose bellissime oggi a Longobucco, però ancora dobbiamo vedere una cosa, però i prodotti finiti della vostra azienda, che adesso andiamo a vedere, andiamo assieme a scoprire. Sì. È stata una bellissima gita, abbiamo fatto davvero la scoperta di questa azienda e di che cosa si può fare in questa azienda. Complimenti, adesso c'è l'ultima cosa, vedere i prodotti finiti dopo che abbiamo visto tutte le lavorazioni. Qui c'è tanto formaggio. Sì, ci sono vari tipi di formaggio. Abbiamo il caciocavallo tradizionale, il caciocavallo silano. E varie pezzature, varie forme, varie stagionature, perché insomma c'è chi lo vuole più fresco, perfetto, più stagionale. Siccome siamo attrezzati per stagionare, insomma, per avere tutti i tipi di prodotto. E la stessa cosa per i formaggi, abbiamo varie forme, più o meno la pasta è quella, è sempre formaggio vaccino, solo di pezzata rossa italiana, quindi tutto latte prodotto nella nostra azienda. Qual è quello che viene più richiesto? Ma diciamo il caciocavallo, che è più conosciuto più che altro, quindi il caciocavallo è più, insomma, è conosciuto su larga scala un po' da tutti. E lo vengono ad acquistare anche da fuori regione. Sì, sicuramente. E poi sì, naturalmente avete anche capicollo. Sì, sì, questi sono prodotti che facciamo noi al nostro negozio, in macelleria, con i nostri maiali, perché abbiamo, insomma, un piccolo allevamento di maiali che abbiamo visto prima. E niente, questo è il capocollo, e questo è il guanciale. Stagionato naturalmente, e questo è il culatello che facciamo sempre noi. Preferiamo questo a quello del nord? Noi sì. De gustibus, però insomma, diciamo, per una volta dobbiamo essere campanilisti. La salsiccia. La salsiccia, la soppressata. E beh, il pane, il vino, insomma, c'è tutto quello che serve per fare una festa, insomma, sicuramente, per stare sì, a lei. Sì, 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 per stare in compagnia. Signor Franco, io la ringrazio davvero. Grazie, buona giornata, e un'altra volta veniamo a trovarla. Grazie a voi. Adesso grazie. Noi proseguiamo il nostro giro alla scoperta delle meraviglie, perché di questo si tratta, di Longobucco. Eccoci nel centro storico di Longobucco, che è straordinario, avete delle belle cose, come per esempio questa antica chiesa. Sì, abbiamo questa antica chiesa insieme a questa torre normanna, quella torre campanaria che ci saluta con rintocco. Che c'è, infatti. Adesso entreremo nella splendida chiesa Santa Maria Assunta, una chiesa molto antica, dove l'operatore turistico Serafino Stasi ci spiegherà meglio quello che c'è all'interno, gli affreschi, i quadri, e poi la dottoressa Ioelle ci spiegherà anche gli argenti che sono presenti all'interno della chiesa, perché Longobucco è famosa per le sue lavorazioni della famosa argentera, infatti è ricca anche dei siti minerari, ci sono delle miniere d'argento che dopo magari andremo a scoprire insieme. Prima ancora di entrare, ci siamo bloccati sull'uscio, perché già dall'uscio c'è di che raccontare. Serafino, parlaci un po' allora di questo portone e di questa chiesa. Sì, allora benvenuti, ci troviamo insomma nel centro dove si svolge l'attività spirituale del nostro paese, di Longobucco. E niente, davanti a questo tempio dedicato alla Vergine Maria Assunta ci troviamo, la prima patrona di Longobucco. E la struttura risale al 1000, poi comunque con i continui terremoti nel 600, 700 fino ai primi dell'800, insomma, la facciata, insomma, è stata un po' stravolta dai canoni originari. Infatti il porticato, tutto in pietra nera locale, è databile intorno al XV-XVI secolo, cosa ci fa testimoniare che la struttura è normanna. Quali elementi? Il mostriciattolo, risalente a prima del 1000, il leone, messo guardia del tempio, subito però contrasta con i serafini del barocco. Poi se andiamo su nell'arco vediamo una maschera apotropaica discordante, diciamo, con il resto della religione. Sì, questa è una particolarità. Su troviamo la Vergine Maria Assunta,
in cielo, sorretta dagli angeli. Ora è un po' consunta dal tempo la pietra, però insomma si possono notare. Ai due lati ci sono i due soli. Questa facciata è una commistione di stili, sia pagani che cristiani riconducono, sì. Ecco, anche i due mascheroni apotropaici ai lati della finestra, messi per scongiurare il male. Senti, ma hai detto la prima protettrice di Longobucco, sì, adesso invece chi è? È San Domenico di Guzman. Ah, il santo protettore. Sì, sì, il santo protettore. Ma la prima è stata Santa Maria Assunta, la prima protettrice di Longobucco. Ok, una facciata bellissima. Una magnifica testimonianza, insomma, che hanno dato i longobucchesi. Adesso entriamo però. Sì. Adesso è sicuro, entriamo. L'interno della chiesa è davvero maestoso ed è coloratissimo, peraltro, che credo sia una caratteristica, sì, di questo luogo. Beh, guarda, l'interno è una vera sorpresa, perché discorda con quello che insomma si preannuncia con l'esterno, perché è molto più rudimentale, molto più rustico l'esterno. Invece l'interno è di un barocco quasi sontuoso, affrescato nel 26 dal pittore napoletano Capobianco, su ordinazione dell'arcivescovo Berardi. Si notano questi affreschi meravigliosi. Sì, bellissimi. In alto ritorna di nuovo Maria Assunta in cielo con gli angeli festanti e poi l'incontro tra la Madonna ed Elisabetta. Il pulpito è opera di artigiani di Rogliano in tutto pioppo e castagno del Cinquecento. E un organo a canne sontuoso. Allora, la cassa dell'organo risale al Settecento. Poi è stato rifatto nel 26, un organo di quasi 1000 canne. Si pensa che le canne originarie fossero d'argento, un materiale per la conduttura del suono fenomenale. Le meraviglie di questa chiesa non sono certo terminate, adesso siamo davanti a un altro luogo importante. Questa è la prima vera testimonianza storica di questa chiesa, perché il battistero risale a prima del 1000, circa il 900, opera di artigiani locali, in pietra locale. Questa fonte battesimale è nota soprattutto per queste sculture che sono la sua base. Eh sì, qua più da vicino si vede veramente la maestria degli artigiani nel lavorare la pietra. E qui sono rappresentati sulla base i tre leoni, simbolo della fede, ma anche della forza, del vigore, del Vangelo. Invece il coperchio è stato fatto negli anni 60 dal maestro artigiano Geremia Madeo, un falegname eccelso, uno dei migliori. Poi più su abbiamo il portone che c'era prima davanti la chiesa, è opera sempre di artisti locali e risale al primo Novecento. Serafino, questa chiesa colpisce anche per le tante tele antiche che ci sono, di che epoca sono? Sì, è uno scrigno di arte e di cultura. Allora, questa qui è la più antica. Questa qui risale al 1526 ad opera del pittore cosentino Francesco Bruno. È stata restaurata negli anni 60 da Umberto Pirillo. Questa tela rappresenta i due santi apostoli Pietro e Paolo. In alto impera su di loro lo Spirito Santo. San Pietro ha le chiavi, San Paolo la parola di Dio e la spada. E dietro l'altare della chiesa c'è un bellissimo coro ligneo, davvero antichissimo, anche ben conservato. E non solo questo, perché anche qui ci sono dei dipinti preziosi. Eh sì, c'è un affresco del Sant'Anna della seconda metà del Settecento. A me piace definirla la prima fotografia fatta a Longobucco, perché ritrae tutti i personaggi che compongono l'affresco in costumi locali. Possiamo vedere il pastore che balla la tarantella, e la donzella pure con i costumi locali, il suonatore di ciaramella. Longobucco è stato il paese principe della musica popolare, della ciaramella, e la donna contadina, la villana che viene ad ammirare insomma la natività. Veramente il maestro Sant'Anna qui ci ha fatto uno dei più bei regali, insomma. Importante anche dal punto di vista storico, dunque. Sì, un importante documento storico, sì. Prima di vedere gli argenti, che sono un'altra straordinaria ricchezza di Longobucco e anche di questo luogo, una curiosità che adesso ci racconta Giovanna, perché qui siamo davanti a un probabile altro quadro del Sant'Anna. Sì.
Sì, questo quadro è molto sicuro che sia di Sant'Anna, perché è venuta fuori la firma, è l'anno 1796, infatti troviamo in basso a sinistra Sant'Anna Pingebat. Si tratta del Purgatorio, ma la curiosità a cui faceva riferimento a me viene data da Don Ciccio, che quando venivo qui, quando ero anche molto più piccola... l'antico parroco. Sì, 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 l'antico parroco, che ha anche donato il portone che abbiamo visto prima, e a lui è stato anche dedicata una via del paese. E Don Ciccio, nel raccontarmi un po' questo tesoro, che per lui era un museo, diceva: questo è un museo, Giovanna, e ha detto: osserva, mi raccomando, dall'altare però, quindi da dove ci troviamo, osserva questo particolare. Sotto il volto della Vergine, tutta la scena, il purgatorio, si intravede il volto di un'altra donna. E mi disse Don Ciccio, probabilmente, essendo Sant'Anna un artista che comunque almeno fino ai primi anni della sua carriera visse in povertà, quindi non aveva grandi risorse per comprare nuove tele e anche i colori, per cui riutilizzò una vecchia tela dove lui aveva dipinto il volto probabilmente della sua compagna che tanto amava. Beh, ma non è mai stato fatto uno studio accurato, no, e preciso? No, tra l'altro è una notizia che non ricorre ancora nella storiografia su Sant'Anna, perché queste tele ancora non sono diciamo note agli studiosi, e quindi diciamo sveliamo un inedito. Allora lanciamo un appello alla soprintendenza, chissà, decidano di venire a fare uno studio approfondito su questo quadro. Un'analisi riflettografiche metterebbero subito in luce che cosa si nasconde dietro questa bellissima tela. Adesso andiamo agli argenti. Andiamo agli argenti. Gli argenti di Longobucco sono famosissimi perché qui c'erano antiche miniere d'argento che adesso sono in disuso, forse riusciamo anche a vedere qualcosa, ma intanto siamo qui davanti a questo straordinario scrigno, una piccola mostra dei vostri oggetti d'argento. Esattamente, Longobucco è noto come paese degli argenti e dei telai. La tessitura avremo modo di vederla anche dopo, mentre qui abbiamo questo piccolo scrigno dove si raccolgono alcuni argenti della fine del 400 e si riconoscono dalla patina leggermente più opaca rispetto agli altri. Osserviamo in particolare la croce che, diciamo, pur essendo della fine del 400 ha in realtà una manifattura piuttosto barocca, quasi in qualche modo anticipa alcune leziosità dell'argenteria. E tenete conto che molti argenti che derivano dalle miniere di Longobucco sono dispersi tra Napoli e Roma, perché appunto venivano proprio qui per ricavare il metallo, e qui c'è anche la storia che Longobucco si possa identificare con Temesen, perché Omero parla di una Temes metallurgica, e quindi la presenza delle miniere, diciamo, rafforza questa ipotesi. E poi dicevamo altri oggetti, ovviamente in questo caso di uso liturgico, possiamo osservare il piccolo catino che si trovano nella seconda fila, lì appunto più in secondo piano, oppure la pisside o anche lo stentorio, e osservate anche quest'ancora che deriva da una statua di Santa Filomena. Quindi c'è un grosso valore storico. Esattamente, sì, esattamente, proprio per la presenza delle miniere. Quello che vedremo poi nella passeggiata in via delle miniere è solo una parte di quello che c'era in uso almeno fino alla metà del Settecento. Le fonti parlano di altre miniere anche per esempio nella zona di Santo Pietro, quindi San Pietro, e appunto era una grandissima risorsa. Un paese, possiamo dire, sia per la tessitura della seta e sia per gli argenti, elegante e raffinato. Longobucco ha tra i suoi cittadini antichi una personalità davvero di spicco, famosa in tutto il mondo per i suoi famosi studi. Esattamente, stiamo parlando di Bruno da Longobucco, questo importantissimo chirurgo che nasce intorno al 1200 e muore nel 1286. Lui fondò insieme ad altri l'Università di Padova, studiò anche appunto al nord, quindi a Bologna, e scrisse due importanti testi. Ecco perché la statua che è stata realizzata da Thomas Pirillo in bronzo tiene fra le mani due libri, Chirurgia Magna e Chirurgia Parva. E in uno di questi volumi questo appunto importante chirurgo si firma come Bruno de Longoburgensis, quindi appunto Bruno da Longobucco. E
ancora in allestimento, ma è assolutamente da vedere quello che sarà il museo tessile della famiglia Celestino. Allora, in questo settore ginestra, signor Mario, che troviamo? Troviamo foto storica, siamo negli anni 1030-35, quando Michele Bianchi interpellò mio padre se era possibile fare un certo metraggio di tessuti di ginestra per confezionare le giacche ai gerarchi. Mio padre impiantò questo ginestrificio, ha prodotto tutta questa bella ginestra, però le giacche non andarono bene perché il tessuto di ginestra era rigido e ruvido. In compenso, che cosa c'è? La regina Maria José, che acquistò poi tutti i tessuti che mio padre aveva realizzato, perché aveva fatto uno sforzo enorme economico, per cui questa ginestra bisognava collocarla. E che se n'è fatto? Abbiamo continuato a produrre biancherie per la casa, i sacchi per il trasporto dei cereali, questo è un tessuto di ginestra ottimo per confezionare i sacchi, per il trasporto dei cereali, la farina. Perché? Perché è una fibra rigida, sopporta qualsiasi strofinamento ed è indistruttibile. In questo museo ci sono delle cose straordinarie, come è giusto che ci sia in un museo, però qui secondo me di più, perché questo è anche un pezzo della nostra vita, della nostra storia antica. Della nostra storia antica, direi antichissima. Era un telaio costruito solo ed esclusivamente per tessere le fasce. I neonati quando nasceva un bimbo venivano infasciati con questo tessuto, veniva avvolto sulle gambe perché si diceva che le gambe venivano assorte se non venivano infasciate. E in ogni famiglia c'era uno o due più fasce per i bimbi che nascevano. Questa è la parte invece dedicata alla lana in questo museo della tessitura, che quando sarà inaugurato, signora Gina? Appena completeremo la sala della seta. Un altro po'. pochissimo. E cosa c'è in questa sala? In questa sala è la lana. La lana, che è un'altra materia prima usatissima qui da noi, non solo perché ci sono allevamenti di pecore e capre che ovviamente vivono bene in questi nostri territori, ma anche perché con il freddo che fa era necessario avere un materiale che potesse riscaldare, insomma, soprattutto a livello di copriletti, di scialli, di maglie interne, eccetera. La lana ovviamente è prodotto della pecora che viene selezionata dopo essere stata tosata e la si separa in bianca e scura. Quella scura ovviamente è di meno, perché la pecora nera è una rarità, come sappiamo. Certo. Adesso è diventato un po' un elemento particolare, difatti stiamo realizzando in questo periodo degli scialli con la lana nera, la lana scura, proprio originale, quella non trattata praticamente, scelta dopo la tosatura. Io, signora Gina, vorrei ricordare, grazie a lei anche, che ogni anno a Longobucco c'è anche una settimana dedicata alla tessitura, con una straordinaria esposizione realizzata dalla sua famiglia, realizzata anche da altri artigiani, perché ancora c'è questa storia. Ancora, con grande sforzo, ma si mantiene ancora, perché è una delle attività più importanti. Praticamente questo nostro paese è conosciuto un po' dappertutto per l'arte della tessitura. Ed eccoci nel laboratorio Celestino, dove ci sono tantissimi telai. Lei, signora, come si chiama? Gagliardi Teresa. Cosa ci fa vedere adesso? Cosa sta facendo? È liscio, come se lavora il liscio al telaio. È una cosa che sapete fare in tanti qui a Longobucco. Sì, sì. Ancora c'è un mestiere. C'è una tradizione viva, diciamo. Ancora sì, ancora vive. Il lavoro di tessitura qui a Longobucco ha raggiunto davvero un vertice artistico, perché qui non si lavora solo la tela. Assolutamente no, la particolarità della tessitura di Longobucco non è la tessitura della tela e basta, ma è la decorazione di questa stessa tela, che viene eseguita contestualmente alla tela di fondo. E si decora questa tela con due metodi diversi. In questo caso vediamo la tessitura a rilievo, detta in gergo a pizzulone, cioè sollevata. E praticamente si utilizza un ferro da maglia sul quale si raccolgono i punti del filo del ricamo, seguendo ovviamente il disegno. E poi c'è un secondo modo per impreziosire i vostri tessuti. Ecco, un'altra tecnica di decoro eseguita sempre direttamente sul telaio, contestualmente alla tela di fondo, a punto piatto. Praticamente in questo caso si passano proprio letteralmente i fili del decoro con le dita nei fili di ordito. Si intrecciano ovviamente seguendo uno schema, un disegno che dà luogo poi alla decorazione della tela. E questa è la data di questo
Arazzo, 1899, signora, ma è antichissimo. È antichissimo, ne abbiamo anche di più antichi comunque. Ecco, questo è particolare perché la data è stata ricamata su e come abbiamo cercato di puntualizzare prima, non poteva essere ricamato dopo questo elemento, diciamo, è stato fatto contestualmente a tutto quanto il copriletto. Grazie signora, grazie alla famiglia Celestino che ci ha ospitato in questa meraviglia della tradizione di Longobucco. Grazie alla quale, consentitemi di dirlo, la tessitura a Longobucco è rimasta un'arte importante. Oggi siamo dunque piacevolmente ospiti di Longobucco, abbiamo ancora tantissime cose belle davvero da vedere, tra poco dopo la pubblicità. E adesso eccoci di nuovo a documentare un'altra straordinaria ricchezza del territorio di Longobucco, che è la parte gastronomica. E signora, qua però rischiamo di far soffrire chi ci guarda da casa. Allora, qui siamo nella trattoria La Campanara. Lei si chiama? Costanza. Allora, signora Costanza, lei qua ha preparato, ha fatto preparare lei, i suoi collaboratori, una straordinaria L... che sta come le cornie, credo, perché proprio è vero. Ed è, ci sono tantissimi piatti. Qui da dove cominciamo, signor? Cominciamo da qui a dirci che cosa mangiate qua a Longobucco. Allora, quelli sono i peperoncini classici friarielli, vengono fatti solo con olio e un po' di sale. Queste sono le nostre melanzane fatte a raschipeggia, sono melanzane tagliate a due, condite con tutto aglio, alloro e peperoncino. Quelli sono i nostri classici peperoni e pomodori verdi fritti, praticamente sono quelli che non maturano più nell'orto, noi li saliamo e poi li cuciniamo d'inverno. Qui siamo nella zona di pasto, signora. Sì, sì, zona sì. Di pasto. Questo è il nostro baccalà tipico rosso fatto con le olive nere e il porro. Quelle sono le nostre cicorie, diciamo, che si trovano nei nostri terreni selvatiche. Qui abbiamo le rape con la salsiccia affucate, le chiamiamo affucate perché vengono cucinate col coperchio sopra, nella pendola. Questo è un piatto invernale? Invernale. Che altro, sì, sì. Queste sono? Queste sono le alici salate sempre con il peperone rosso e i semini di finocchio. Molto dentro. Piccanti? A seconda se si mette il peperone piccante o il dolce, come uno li vuole fare. A seconda del brivido che uno vuole provare. Questo è un piatto antichissimo, si chiama la minestra maritata, perché più delle volte era solo quest'unico piatto che mangiavano i contadini. Praticamente viene fatto con i tipi di verdura secondo le verdure dell'anno, delle stagioni, con pane raffermo, fagiola, ceci e lardo. Insomma, comunque non è abbastanza bello pesante, calorico. È bello pesante, però insomma più delle volte sostituiva proprio il pranzo perché non c'era possibilità. Sì, sì. Allora. Questo veniva accompagnato con le olive salate e sempre col peperoncino all'aceto per spingere un po' di più e mangiare più pane. Ecco, questa è una specie di torta, signora. Questa praticamente viene fatta con la sardellina, il nostro caviale del sud, la rosa marina. E questa qua è la pasta lievitata, viene arrotolata con questa dentro, si chiamano i carricieri. Anche questo piccante. No, sempre se si usa la sardellina dolce o piccante. Okay. Questo è il nostro spezzatino, viene fatto con vari tipi di carne, in genere uno preferisce l'agnello e il maiale, però si può fare anche con capretto, agnello, quello che qui vuole fare. E le patate? Le patate della sela, insomma. Le patate le usiamo un po' dappertutto, come diciamo, questo serve diciamo come secondo, ma anche come contorno, già pronto. Olive nere, che praticamente sono quelle olive che sono le ultime che si trovano sotto la pianta, che sono già un po' essiccate, e le cuciniamo con l'olio, il sale, un po' di pomodoro e il peperone secco. Forse questa volta abbiamo dimenticato di mettere un po' sul tavolo. Maria, se lo vai a prendere. Andiamo a prendere anche il peperone. Un filo allora, di peperone. Andiamo nella zona primi. Questo è primi. Allora, questo è il piatto nostro tipico, lo facciamo soprattutto per San Giuseppe, il mese di marzo. E sono i tagliarini conditi con ceci, fagiole e finocchietto selvatico. Finocchietto timba si chiama. Il sapore un po' particolare. Sì, sì, sì. Questo invece è proprio il nostro piatto tradizionale,
ferretto, i ferrietti fatti, diciamo, col ferro, stesi col ferro, la pasta fresca, fatti col sugo del castrato, proprio tipico nostro. Questo è il castrato. Quella è la fressurata del maiale. Praticamente quando succedeva il maiale, le persone che collaboravano all'uccisione del maiale, veniva fatta subito un po' di carne, diciamo, da tutte le parti del maiale per rendere saporito, un po' del collo, un po' della coscia, il capicollo, la pancetta. Si affettava sottile e si cucina con tutti gli odori e vino. Insaporito con un po' di vino, sì. Questa è la trippa. La trippa proprio fatta, diciamo, sempre col pepe rosso, l'alloro e le patate. Ecco, signore, intanto guardi, le sue collaboratrici hanno portato il peperoncino che noi peperone. Usiamo tanto. Eccolo qua. Che usiamo proprio tantissimo. Che non si dica che non c'è. Che non c'era, ecco, certo. Sì. Questa, diciamo, è una cosettina che si faceva come antipasto, le fresine che in genere venivano infornate prima del pane e poi si davano semplicemente così, con un po' di olio, un po' di aceto, un po' di pepe rosso e un po' di origano, semplicissime. Queste invece sono i cipudizie che crescono, diciamo, nelle nostre zone, nelle castagne, in italiano i lambacioni, diciamo, però sono fatte sempre con il pepe rosso, l'alloro e le patate. Lo vede che il pepe c'è dappertutto? Dappertutto, il pepe rosso da noi è una cosa proprio... In cucina si usa anche se facciamo la pasta e patate, perché non la fa bianca, la facciamo col pepe rosso. Questo è un piatto proprio antichissimo. Vedete, è proprio aggiustato qui nel pane perché anticamente i contenitori non c'erano. Quando si andava a lavorare fuori, a tagliare la legna, a lavorare i campi, si metteva questo qui avvolto in uno strofinaccio attaccato con dei nodi, poi si apriva, si tagliava a pezzi e si mangiava. E c'era già tutto dentro. Naturalmente si aggiungeva sempre il lardo, perché i maiali lo crescevano tutti, anche perché dovevano lavorare, quindi servivano tante calorie. Energie. Abbiamo saltato questo. Queste sono sempre i peperoni con le patate, che ne facevo, però non c'è il lardo qua, non c'è aggiunto il lardo. Questa è la versione dietetica, light. Diciamo. Questa è praticamente la cotenna del maiale, e con questo noi facciamo i carriciedi con la cotenna del maiale, oppure la pizza riscaldata arrostita calda con la cotenna del maiale. Ah, qua ci punge sul vivo, signora. Sì, accompagnata con un buon bicchiere di vino. E qui sono un po' i nostri salami tipici, la salsiccia, il capicollo, la soppressata e la pancetta, che si può mangiare col pane arrostito, con la pizza arrostita, oppure noi la facciamo un po' più grossa e facciamo anche la pasta alla carbonara, o la usiamo per cucinare anche altre pietanze. E questo poi... è il signor sacchietto, ecco, è una cosa che facciamo soltanto noi nelle nostre parti. Questa cosa è di Longobucco. Di Longobucco, sì, si chiama usacchietto. Praticamente viene fatto con la pelle dei piedi anteriori dell'animale e vengono cucite prima dalla parte di sotto, insaccato lo stinco del maiale, la parte proprio del piede, questa carne, messa con il sale e il pepe nero e poi viene ricucito di nuovo. Poi tutto questo va bollito insieme alle frittole, alla cotenna del maiale. Quando è cotto si toglie e si fa raffreddare. E anticamente veniva conservato sotto il grasso. Quindi questo si consuma poi come? Freddo? Questo prima era proprio una leccornia, cioè si facevano soltanto due di questi al maiale, perché con i piedi posteriori venivano fatti due prosciutti, quindi non si doveva tagliare il piede. Certo. Con le due parti davanti facevano i due sacchietti e questi si rompeva per le feste, oppure quando arrivavano i figli per Pasqua, in una, diciamo, in una festa di casa, perché era come un piatto... prelibato, prezioso, diciamo. È vero, del maiale non si butta non niente, si pure butta i piedi, niente. Allora questo poi si affettava, signora? Questo si affetta, si dà come antipasto così o come secondo, si viene condito con delle verdurine, si può mangiare insieme alle verdurine, oppure con il classico peperoncino all'aceto, che spinge anche a bere il vino. Che è qui di fianco. E qui noi abbiamo messo un po' dei nostri formaggi tipici, il caciocavallo silano, la ricotta e il formaggio caprino. Che è qui. Che qui, insomma, non manca.
E non ci fermiamo al formaggio, perché qui voi avete anche preparato i dolci. Un po' di dolcine, non tutti proprio quelli tipici, però abbiamo fatto una piccola crostata con la marmellata di castagne, che qui non mancano. E infatti li facciamo anche con il miele di castagna nei vasetti, oppure insomma oltre ai dolci facciamo anche, li infiliamo, li mangiamo d'inverno, li facciamo bollite, quando, come tutte le cose che si possono fare. Qui abbiamo la crostata fatta con le amarelle, che sono nelle nostre zone, andando nella zona di Macrocio, abbiamo gli alberi di amarene, facciamo le amarene così e ci facciamo i dolcini. Queste sono le classiche pastine semplici che venivano fatte per mettere nel latte, oppure date quando le persone si dovevano sposare, mandavano alle famiglie, mandavano i nostri biscotti con le pastinelle. È ben augurale. È ben augurale. E questo poi è il classico cuduriedo fatto con lo zucchero, proprio che si fa quando le persone si sposano. Augurale proprio per le spose. E qui c'è un piccolo pane fatto con la farina di castagne. Insomma, davvero sì, sì. Si rischia tanto a restare qua vicino a tutte queste. Abbiamo cercato di fare un po' le cosettine che più o meno facciamo tutto l'anno, anche se mancano qualche pietanze che adesso non è, diciamo, certo, la stagione, non abbiamo potuto avere. Sì, sì. Ringrazio la signora Costanza della Campanara che ci ha illustrato le meraviglie della cucina di Longobù. Grazie a voi che ci avete dato la possibilità di far conoscere le nostre cose. Gli straordinari sapori di Longobucco, bene, abbiamo visti davvero tanti, ma ce n'è uno in particolare, sindaco, questo sacchietto che avete solo voi, e c'è un progetto importante riguardo questo prodotto. Sì, il sacchietto, naturalmente, come ha detto la signora, è un prodotto tipicamente longobucchese, che anticamente si faceva per festeggiare, naturalmente, in particolari momenti dell'anno. Noi stiamo cercando di valorizzare questo prodotto e di dargli la denominazione tipica, perché altrimenti qualcuno potrebbe anche copiarlo, e quindi abbiamo già provveduto a fare un consiglio comunale e abbiamo già deliberato in merito per dare la DECO, la denominazione comunale, a questo prodotto. Pertanto abbiamo già avviato le procedure, quindi c'è una commissione che valuterà il tutto, dopodiché cercheremo di dare la tipicità regionale al prodotto, in modo che rimarrà sempre un prodotto tipico di questo comune. Questi straordinari sapori che ci ha mostrato la signora Costanza sono davvero una vostra ricchezza e si ritrovano un po' nel territorio. Sì, devo dire che Longobucco è ricca di trattorie tipiche, di ristorantini, sono presenti sia nel centro di Longobucco, come abbiamo appena detto dalla signora Costanza, quindi la trattoria La Campanara, che è anche bed and breakfast, quindi anche per un'ospitalità, diciamo, per dormire i turisti che vengono possono benissimo alloggiare lì da lei. Poi abbiamo come trattoria anche questo, il Parco della Sila, lungo il corso abbiamo il ristorante Il Tempio Libande, dove si possono gustare anche un'ottima pizza, oltre ai prodotti tipici. Anche nelle frazioni intorno a Longobucco, soprattutto a Cava di Melis, che è una meta turistica di villeggiatura estiva soprattutto, abbiamo il camping Cecita, che è un hotel a 3 stelle con numerose stanze. Poi abbiamo la trattoria da Maria e la trattoria I Treppini, quindi diciamo che il turista che viene qui da noi può benissimo assaggiare i vari prodotti tipici caratteristici di questo territorio nei vari locali che sono presenti qui da noi. E adesso eccoci qua, ci siamo fermati solo per una scusa, per prendere fiato. Stiamo salendo verso le miniere d'argento di Longobucco. Assessore, però davvero il panorama e l'ambiente qua è straordinario. Sì, un patrimonio naturalistico veramente inestimabile, un posto che diciamo non ha nulla da invidiare né al Trentino né ad altri paesi nordici. Veramente c'è una flora e una fauna in questi posti veramente spettacolari. Un sentiero anche mineralogico molto importante. Qua abbiamo un granito che viene chiamata Pietra Longa, appunto per la sua conformazione particolare, questo allungamento di questo granito, e subito dietro troviamo già la prima miniera, il primo saggio di miniera, che è coperto, però si può entrare dentro naturalmente sempre con
l'attrezzatura adatta da speleologo più che altro, che adesso non abbiamo, ma magari osserveremo solo l'ingresso e all'interno ci sono anche delle chicche veramente particolari. E noi qui praticamente siamo saliti costeggiando un torrente. Costeggiando il torrente Manna, che è uno dei torrenti che confluiscono nel Trionto, e insieme al Macrocio, lì diciamo che circondano appunto il territorio di Longobucco, il centro di Longobucco. Longobucco è famoso per i torrenti Manna, Macrocioli e Trionto, confluiscono tutti quanti in quel bacino che poi vanno a finire giù a mare. Ok, abbiamo ripreso fiato. Sì, possiamo salire, possiamo, tanto subito dopo la pietra longa ci sono le miniere. Quindi... andiamo. È stata dura, però alla fine ci siamo arrivati. E questa è quella più vicina, sindaco, la miniera più raggiungibile, anche se assolutamente vietato entrare. È vietato entrare perché in questo momento è pericolosa, però ce n'è un'altra più sopra che non è delle stesse dimensioni. Forse questa è la più lunga, che si estende per circa 100 metri. Noi abbiamo approntato un progetto, un preliminare, per recuperare queste cavità che sono disseminate lungo questo bacino. Un gruppo di speleologi dell'Università di Bari sono venuti, li abbiamo ospitati e ci hanno preparato questo preliminare, questo progetto che stiamo presentando su bandi vari, per vedere un po' di recuperare sia i sentieri che le miniere. Perché, come vedete, ancora oggi, se si guarda bene, e come vedete ho in mano un pezzo di galena da cui si estraeva l'argento. Questa è la galanza, come la chiamiamo noi in Longobucco. E molto del territorio è fatto di queste pietre. Da bambini noi andavamo in giro per portare queste pietre a casa perché ci giocavamo, perché pensavamo che era ferro. E comunque poi se si mette nel fuoco praticamente comincia a separarsi l'argento dalla galanza, dalla galena. E con questi materiali, praticamente con l'argento del luogo, è stata fatta l'argenteria che voi avete visto e avete ripreso, che naturalmente il fiore all'occhiello della chiesa di Longobucco, Santa Maria Assunta. La gastronomia, la natura, ma c'è anche la cultura a Longobucco. Adesso siamo nel vostro museo. Sì, dunque ci troviamo in questa struttura che è un ex convento dei frati francescani minori. Proprio per questo il quartiere in cui ci troviamo, dove ci troviamo, è cosiddetta la zona dei monaci. E questo edificio, che la prima fase di costruzione è anche molto antico, infatti nasce nel 1550-1615, è stato appunto prima di tutto convento. Poi è stato utilizzato come istituto per gli antichi mestieri, quindi è qui che si insegnavano gli antichi mestieri. È stata anche sede comunale e scuola. Io stessa, come molti di Longobucco, ho fatto qui le scuole medie. E poi, in seguito a un dissesto della zona, questo edificio è stato appunto assolutamente abbandonato e grazie all'ente parco, anche finanziamenti comunali e regionali, è stato ripristinato. Adesso è di proprietà dell'ente parco nazionale della Sila e al primo piano conserva la collezione appunto del parco dedicata all'artigianato silano e quindi anche alla difesa del suolo, perché ovviamente la prima risorsa è la risorsa naturalistica. E Longobucco è uno dei comuni, quindi scelto dal parco come sede museale insieme ad Alvi Zagherise, ed è uno appunto dei comuni più grandi del parco, anche più storici, per cui meritava anche una sede museale. Il museo è molto vasto, devo dire, da questa piantina si capisce che ci sono molti ambienti da visitare. Esattamente, è un ecomuseo per definizione, quindi un museo che interagisce con l'ambiente e con gli abitanti, perché si fonda anche sulle donazioni, oltre che sulla collezione in sé dell'ente parco nazionale della Sila. In questo modo è stato costruito proprio come un ottimo contenitore, cioè ben allestito per poter appunto accogliere le donazioni, ed è modulato in questo modo. Questa prima ala, che è la nostra area accoglienza, con anche il bookshop, e continua nell'altra parte, dove ci sono anche tre diversi telai, e poi invece inizia il percorso con la linea del tempo, quindi la storia, le prime dominazioni a Longobucco a partire dai greci, ma popolazioni tali che forse ancora prima dei greci hanno preferito l'entroterra alla costa, quindi hanno dominato su questo piccolo territorio,
Le varie sale, la prima dedicata appunto al territorio Sila, quindi una vetrina sul territorio per far capire ai nostri visitatori quanto è grande anche il polmone verde della Sila, che sono ben 73.695 ettari, quindi un'area tutta ancora da valorizzare. E infine le varie sale dedicate all'artigianato a seconda della materia, proprio del materiale. La prima, la pietra, ecco perché è un artigianato silano, quindi gli scalpellini, per esempio pensiamo a San Giovanni in Fiore, altri comuni vicini a Longobucco, la tessitura di nuovo, poi il legno, il metallo, abbiamo visto gli argenti, e infine una sala dedicata alla difesa del suolo che attualmente ospita un bellissimo plastico di Sesto Bevacqua che riproduce la piazza di Longobucco. In questo museo c'è tanto da vedere, c'è anche una mappa interattiva con cui giocare e scoprire quello che c'è di bello nel cuore della Sila, ma c'è anche la tecnologia, perché qualcuno può portarsi le informazioni a casa sul suo telefonino. Esattamente, basta semplicemente scaricare un'applicazione che si chiama QR Code e poi con questa applicazione catturare i nostri codici e ascoltare la guida e quindi portarsi a casa. Dico sempre ai ragazzi, potete portarvi a casa il museo. Abbiamo ancora qualcosa da vedere però a Longobucco. Abbiamo scoperto che esiste anche un locale che è un vero museo del ciclo e del motociclo. Ebbene sì, è così, è un vero e proprio museo del ciclo e del motociclo Giovanni Parrilla, dedicato al nostro illustre compaesano che è partito da Longobucco quasi 800 anni fa, a Mantova ha fatto la sua fortuna, per lui e anche per Longobucco. Praticamente ha costruito la società Moto Parrilla. Qui abbiamo due esemplari unici. Qui, come potete osservare, qui abbiamo la 175 che è del 59. Allora, sono entrambi degli anni 50. Questa è del 59 ed è stata, vedete c'è un numero 1, perché ha vinto il primo Gran Premio della classicissima Milano-Taranto, che attualmente ancora si corre. Invece qui, come potete osservare, qui abbiamo un esemplare di 125 che nel 1957 ha vinto un Gran Premio in Somalia. Quindi, come potete ben capire, questo nostro illustre compaesano è stato a livello internazionale. Adesso i suoi figli costruiscono go-kart e sono i numero uno a livello mondiale. Addirittura nel 91, giusto per fare un nome illustre, Jarno Trulli ha vinto il campionato mondiale di go-kart in America. Poi possiamo dire un'altra curiosità, che prima di morire Ayrton Senna da Silva, che era grosso amico di questa famiglia longobucchese, aveva deciso di andare in America per pilotare i go-kart Parrilla. Poi purtroppo è andato come è andato e quindi sappiamo già. Giovanni Parrilla, possiamo dire che ha fatto la fortuna delle moto Parrilla, un grande ingegnere, ed è stato a contatto con la famiglia Ferrari, con Enzo Dino Ferrari, con Juan Manuel Fangio. Quindi per noi è un vanto e noi abbiamo deciso di creare un mini museo del ciclo, del motociclo Giovanni Parrilla, che tuttora è inserito nel sistema museale regionale e provinciale. Natura, gastronomia, cultura, sindaco, abbiamo davvero visto tante cose oggi a Longobucco e chiudiamo con una visione su questo vostro museo che racconta proprio la storia di Longobucco. Ci sono oggetti che sono stati recuperati un po' dappertutto nelle abitazioni di Longobucco. Questo naturalmente fa parte del lavoro che il comune assieme ai ragazzi, io li chiamo i ragazzi del CISP, naturalmente stanno facendo per reperire e per cercare di dare memoria storica di questo nostro paese. Ci sono migliaia e migliaia di pezzi, non basta lo spazio, quindi siamo alla ricerca di altri spazi per cercare di fare qualcosa di molto positivo che sia naturalmente visibile all'esterno. Come vedete qui all'interno della mostra permanente c'è anche un ufficio CISP, c'è il Guaizone. Naturalmente i turisti si possono collegare tramite Guaizone su internet e naturalmente è un altro delle chicche che avete trovato in questo nostro paese. Certamente sì. L'ambiente, la natura, i prodotti tipici, tutto quello che abbiamo visto oggi dovrà far parte di un percorso itinerante, di un percorso turistico che possa avvicinare a questa nostra realtà, a questo nostro paese, turisti da ogni dove. Oggi abbiamo visto la strada, la costruenda strada nuova, su cui riponiamo le nostre speranze da più di 20 anni. Speriamo
che questo sia l'anno giusto per aprire un primo tratto, perché aprire un primo tratto di questa strada sarebbe molto positivo per questa nostra realtà. Io penso che siamo sulla strada giusta. Siamo sulla strada giusta perché abbiamo fatto anche dei pacchetti assieme al parco, c'è tanta gente che sta venendo a visitare questo paese. Dobbiamo incentivare quella che è la ricezione, cioè dovremmo avere più posti letto, dovremmo avere naturalmente all'interno di questo borgo che avete visto è fantastico, le sue viuzze, i suoi monumenti, i suoi prodotti tipici, dovremmo avere qualcuno che investa all'interno del borgo. Le botteghe artigiane, che si ritorni a quel tipo di attività turistiche che possono fare naturalmente decollare dal punto di vista turistico il nostro paese. Noi ce la stiamo mettendo tutto, stiamo cercando di fare di tutto per far decollare il turismo in questo paese. Era un paese di operai forestali, oggi purtroppo questo settore è stato millantato soprattutto dalla Lega, non so se devo inserirlo questo argomento, lo inserisco ovunque. Da quanto non ci sono più operai forestali c'è il degrado del territorio, non c'è più salvaguardia del territorio e quindi non c'è nemmeno manutenzione del territorio e quindi presenza umana. Avevamo 850 operai forestali, ne abbiamo 30-40, tutto ciò ha fatto anche decrementare la popolazione e quindi dobbiamo vedere, incentivare e trovare altre forme che possano far decollare il nostro territorio dal punto di vista turistico, perché altrimenti le zone interne, i paesi montani si spopoleranno definitivamente e non ci sarà più nessuno nemmeno a custodirli, a tutelarli. Noi oggi abbiamo visto delle cose meravigliose, abbiamo visto fiumi, cascate, abbiamo visto centrali idroelettriche che non si vedono più da nessuna parte, invece voi qui ce le avete lungo il fiume Trionto. Ci sono anche dei progetti in questo senso, quindi ricavare energia nel rispetto della natura. Tutto questo è possibile all'interno di un ecosistema in cui Longobucco è calato? È possibile, l'energia alternativa di cui se ne parla tanto. Noi abbiamo dei progetti, ma abbiamo già delle realtà, abbiamo due centrali che sono gestite da privati, centraline idroelettriche che producono ognuna circa 500 kilowatt ora e noi ne abbiamo in progettazione un'altra nella parte alta del Triondo. Ci sono delle difficoltà per acquisire in nulla osta, ma siamo sulla via giusta. Poi abbiamo in programma, ma non in programma, non parlo di programma, parlo già di appalto, opere che sono state già appaltate, un cogeneratore abbiamo Assa che funziona con legno vergine praticamente, che non produce combustione e che dalla macerazione sprigiona gas che praticamente può alimentare delle centraline che forniranno teleriscaldamento e energia elettrica. Una nella parte alta del paese che approvvigionerà 3 edifici pubblici, un'altra nella parte bassa che approvvigionerà altri 4 edifici ed assieme a questo progetto faremo anche i cappotti termici agli edifici con cui verranno serviti di energia. Noi abbiamo già in materia energetica fatto di tutto e di più. Pannelli fotovoltaici sulle scuole, dobbiamo realizzare questi importanti manufatti di cogenerazione e poi ci stiamo muovendo per progetti più ampi che vadano dalla parte bassa del paese a 196 metri fino a 1600-1700 metri. Parlo della Fossiata, parlo del destro, da lì cominciamo dall'inizio della strada con strutture sportive, finiremo in Sila, e parlo di un territorio di 23.000 ettari, finiremo in Sila con un grosso impianto sportivo, sperando che questo anche entri nel concetto delle istituzioni superiori, quindi dello Stato e della Regione Calabria, e possa venire finanziato, perché noi ci abbiamo lavorato, abbiamo già le progettualità, le abbiamo presentate, speriamo che qualcuno abbia il senso della misura e che comunque finanzi opere che possono servire e soprattutto ai paesi montani che possano avere la possibilità di produrre uno sviluppo turistico sul territorio calabrese. Allora, Longobucco è un paese di tradizione ma con un piede avanti nel futuro, come abbiamo sentito. Sindaco, in una parola, cosa si augura per Longobucco? Mi auguro per Longobucco ogni bene e che comunque riprendano le attività che c'erano una volta, ma non perché bisogna riprendere le attività che c'erano, che si riprenda lo sviluppo di questo territorio e che ritorni soprattutto in funzione di questa costruenda strada.
possa ritornare alle origini gente che è andata via. Al centro della Sila da Longobucco, grazie per essere restati con noi e veniteci perché ne vale la pena. Un programma in collaborazione con Provincia di Cosenza. Nei silenzi dei tuoi borghi, tra le case, se cade dal mare.